Can Yaman, noto attore turco, è stato accusato di aggressione da una commerciante di Civita Castellana, città in provincia di Viterbo, dove attualmente sono in corso le riprese della fiction Viola come il mare 2. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. L'attore è il protagonista della serie accanto a Francesca Chillemi, e il set si trova nella piazza Matteotti, che è stata chiusa al traffico. La titolare di un negozio, Barbara Nelli, ha sporto denuncia contro Can Yaman, affermando di essere stata vittima di aggressione all'interno del suo negozio. Secondo Nelli, la causa dell'incidente è stata la musica troppo alta proveniente dal set, che avrebbe distratto l'attore. Nelli ha spiegato la situazione dicendo: «Il mio negozio si trova proprio dove si stanno svolgendo le riprese, e da lunedì non ho potuto accogliere clienti o ricevere pacchi dai corrieri a causa della chiusura della piazza. Ho lamentato questa situazione sia con la produzione che con l'amministrazione comunale e ho richiesto un risarcimento economico per i mancati introiti di questa settimana. Sono disposta a mostrare gli incassi giornalieri per dimostrare la mia buona fede». Giovedì mattina, Nelli è andata nel suo negozio per fare le pulizie, ma una volta all'interno, è rimasta bloccata perché sul set si stava girando una scena. Per passare il tempo, ha acceso la radio. Successivamente, due persone sono entrate nel negozio e le hanno chiesto di spegnere l'apparecchio. Durante questa discussione, Can Yaman è entrato nel negozio e, secondo Nelli, l'ha aggredita verbalmente. Nelli ha dichiarato: «Hanno dovuto trattenere Can Yaman in quattro persone perché sembrava voler avventarsi su di me. Ha persino dato un calcio a una delle persone che cercava di fermarlo. Ho avuto molta paura». Francesca Chillemi è intervenuta per cercare di calmare la situazione. L'incidente ha sollevato un polverone mediatico, e ora le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Can Yaman non ha ancora commentato pubblicamente l'accusa di aggressione. La produzione della fiction Viola come il mare 2 non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all'incidente, ma ha offerto 600 euro alla commerciante per tacitare il tutto. Lei ha rifiutato. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.